la parola, ridarei la parola a voi, ponendovi una domanda che avevo, come dire, promesso, diciamo, finale. Noi, è nostra intenzione, diciamo, continuare questa discussione. E allora mi chiedevo quali sono le forme più idonee, se per esempio la possibilità di costruire una sorta di gruppo di discussione, la possibilità, anche la possibilità, noi come sempre registriamo tutto, no? Diciamo, che ne facciamo per esempio anche di questa discussione? Come è possibile dare una continuità, al di là del progettare altri incontri, progettare anche altri interlocutori, però dare una continuità meno scadenzata da eventi, ma più appunto un po' una frase stupida dire dare continuità che abbia continuità, però diciamo dare appunto una continuità e non una successione di singole situazioni. Gli ultimi interventi hanno fatto emergere una cosa che pongo sul tavolo della discussione, che è un ulteriore ruolo che noi in qualche modo abbiamo, diciamo, noi in questo senso dico noi anche come, proprio come istituto, diciamo, noi non siamo soddisfatti del livello medio di fornitura di istruzione ed educazione della scuola secondaria e in un certo senso siamo da sempre stati anche presenti nel dibattito di trasformazione della scuola. Non siamo soddisfatti da un punto zero che non riguarda qui, ma che io, a me preme ristabilire sempre, è che il fatto stesso che le riforme della scuola e la trasformazione della scuola siano diventate negli ultimi anni e siano diventate palesemente in questo anno la diretta conseguenza di un articolo della legge finanziaria e non un problema, come dire, di discussione in sé, ma discendono direttamente, poi intorno a quelle ci si costruisce il progetto, intorno a quei tagli, eccetera, è chiaro che non è, che non è una situazione per noi accettabile. E come, diciamo, istituto, perché, come dicevo prima, vuole avere una presenza nel dibattito culturale, la prima presenza nel dibattito della trasformazione dell'istruzione, allora attraverso quest'area noi, oltre alle tante cose che ci siamo detti, vogliamo anche mutare alcuni, lo diceva Vincenzo Guanci, lo diceva adesso Alessandra Gelucci, alcuni atteggiamenti tradizionali dell'insegnamento. Quindi, oltre a essere, in un certo senso, di avere un compito di essere eletti, di essere autorevoli, di essere eletti, di essere fruibili, ma anche di in qualche modo essere motori di una trasformazione dell'insegnamento della storia o dell'insegnamento della matematica e via dicendo, che rende la questione anche un po' più complicata, no? Quindi in un certo senso essere un pochino, tra virgolette, friendly nella comunicazione, ma non friendly nell'acquiescenza rispetto ad una certa modalità trasmissiva che si va affermando nella scuola, che ci trova totalmente insoddisfatti. Tantissime cose sono fulminea. Non ho risposto al successo dell'articolo. Non c'è il successo dell'articolo, c'è il successo, e sono molto d'accordo con loro, dell'autore o del sito nel tempo. Solo una piccola cosa che aggiungo è: ci siamo abituati a questi ritmi fulminei immediati, invece l'autorevolezza si costruisce su tempi molto lunghi e con grandissima tenacia. Quindi noi vediamo che il web evolve, no, con tutte le nuove applicazioni, social network, rapidissimamente, ma l'autorevolezza, quella vera, si costruisce negli anni, attraverso tanti pezzettini. Quindi non ci interessa l'articolo, ci interessa costruire un discorso nel tempo, questo, e fine. Tutte le altre cose qual erano? Indicazioni. Non possiamo uscire da qui con delle indicazioni, prima di tutto perché nessuno di noi qui è del mondo della scuola, quindi questo è chiaro. Voi su certe cose siete molto più esperti di noi, quindi poi i mediatori siete voi, con il mondo della scuola. Mi ha molto sorpreso il discorso, posso dirlo, dei libri di storia? Vi dico anche perché. Io non appartengo al mondo della scuola, però ho collaborato negli ultimi 2 anni in maniera molto stretta con una grande casa editrice italiana specializzata nella scolastica.
Ho esaminato moltissimi libri di testo e ho partecipato a focus group con gli autori, perché ho lavorato alle guide di stile per gli autori di libri di testo. Quindi un po' mi sento di dire qualcosa. E questo non mi sento, sinceramente, ma dal mio piccolo punto di vista, di sottoscrivere il fatto che gli autori di libri di testo e di storia si aspettano necessariamente la narrazione lineare. Io ho assistito a dibattiti estremamente innovativi tra gli autori, con grandissima attenzione alle mappe, all'immagine non illustrativa o per mettere un po' di colore o per alleggerire il testo, ho assistito a dibattiti interessantissimi su questi temi. Credo che siano fortemente all'attenzione e mi riallaccio all'ultimo discorso. I docenti della scuola italiana, della secondaria, lo sapete meglio di me qual è la loro età media. Ce ne saranno di bravissimi e innovativi, però credo che un vostro lavoro e un ruolo in cui io vedo veramente un vostro ruolo forte è quello anche di proporre delle forme comunicative che non vanno, scusate, parlo semplicemente e molto schiettamente, che non vanno appresso all'ultimo docente, ma che sappiano mediare tra i docenti, così come sono, anche con la loro età media molto alta, e le forme con cui gli studenti si muovono e comunicano nella loro quotidianità. Questo credo che sia un nodo vero, importante, in cui potete avere un ruolo e anche fare tutte quelle riflessioni, l'abbiamo chiamata anima, personalità, tutto quello che vi pare, però trovare quel tono di voce, quelle forme comunicative giuste, che non siamo noi tre che vi possiamo dire, siete voi che dovete fare i mediatori su questo. Credo che lì sia veramente un vostro ruolo importantissimo, perché c'è un divario tra il modo con cui comunicano i docenti e il modo in cui comunicano i loro studenti, che sono un abisso ormai. Allora, cercare di capire lì che cosa potete fare. E aggiungo un'ultima cosa ancora. Avete tanto detto, ma si rivolge ai docenti. Vi posso dire una cosa, non emerge. Non emerge che è per i docenti, non c'è, non importa le vostre intenzioni e le vostre riflessioni, importa quello che viene percepito da fuori, cioè ma io, e no, è quello che io ho sentito. Perché vi siete fermati alle prime battute? Perché un sito quando si entra ci deve convincere alle prime battute, poi ci potranno essere cose fantastiche, ma io devo essere convinta dalle prime battute. Per questo abbiamo fatto il test anche su quello che ci è apparso all'inizio, è quello che mi deve convincere. Poi ci saranno cose bellissime, ma ci sono, però su quei primi modelli, su quei prime cose io mi conquisto il lettore. È lì che dovete agire in maniera molto forte.